Ciao, nel video di oggi vedremo come sostituire la batteria su un'autovettura, nel caso specifico è una Golf 5. È un'operazione abbastanza facile e cercheremo di vedere un metodo che ci evita di disconnettere l'alimentazione alla centralina dell'auto. Questo per evitare di perdere eventuali settaggi che la centralina può aver preso durante l'esercizio ed evitare anche la comparsa di errori o in centralina o spie sul cruscotto. Faccio una premessa: è un'auto che non è dotata di BMS, quindi Battery Management System, pertanto non sarà necessario andare ad utilizzare sistemi di diagnostica per settare la nuova batteria. E seguiremo una procedura che non è obbligatoria, ma ci consentirà, appunto, come dicevo prima, di evitare di disalimentare la centralina. La batteria a questione è una batteria originale Volkswagen e con 61 Ah e una corrente di spunto all'accensione secondo la norma DIN di 330 A. E la batteria è stata caricata in precedenza e attualmente a riposo ha una tensione di 13,6 volt e quindi è una batteria in piena salute, al di là del fatto che ovviamente è una batteria nuova. Faremo poi una comparazione con la batteria vecchia. Gli attrezzi di cui avremo bisogno possono cambiare da auto a auto in base a come è installata la batteria, però di principio sono più o meno sempre gli stessi. Bisogna un attimino verificare di caso in caso. E nel mio caso specifico, in una Golf 5, come si diceva, avremo bisogno di una chiave a crick con bussola da 13, di una chiave a crick piccola con bussola da 10 e brugola da 5, una chiave a pappagallo e opzionalmente, non è obbligatorio, abbiamo bisogno di una fonte di alimentazione esterna che può essere un alimentatore, un vecchio caricabatterie oppure una batteria come nel mio caso che mi avanzava. Dico vecchio caricabatterie perché se sono dei caricabatterie moderni si accorgono nel momento in cui la batteria viene staccata dall'auto e quindi non possono andare bene per quello che dobbiamo fare noi. E una serie di cavetti ad ambo i lati dei pappagalli. Andiamo ora a vedere come sostituire la batteria, però prima ti chiedo di mettere un like a questo video se ti tornerà utile ed iscriverti al canale. Allora, non è obbligatorio, ma personalmente nel mio caso mi agevolerà un po' la vita, quindi il suggerimento è quello di spostare l'airbox perlomeno. Quindi andiamo a rimuovere la vite che fissa l'airbox. È una semplice brugola. Ok. È una brugola da 5. Disconnettiamo poi la fascetta che collega l'aspirazione dell'auto all'airbox. Quindi è sufficiente allentarla un pelo. Un attimo, diciamo, in questa maniera. A questo punto rimuoviamo la spina. Mettendo le mani sotto, tiriamo l'airbox nell'angolo a destra in particolare, che è quello che tiene fermo l'airbox. Rimuoviamo la curva, quindi prima la protezione superiore in questa maniera, successivamente la curva che si rimuove in questa maniera e a questo punto l'airbox dovrebbe essere libero di uscire. Vediamo se c'è un altro bloccaggio, non mi sembra. Eccolo qua. Quindi disconnettiamo il tubo. Ecco qui. Prendiamo pure l'airbox. Come si può vedere, avendo rimosso l'airbox, abbiamo più rapido accesso alla vite che fissa la batteria, che procediamo ora ad allentare. Nel caso specifico è un bullone da 13.
che andiamo a rimuovere. Tra l'altro, per curiosità, mi cade l'occhio sul cavo della batteria ed è fatto in Sudafrica nel 2006. Buffo pensare che un cavo da Sudafrica debba arrivare fino in Europa per andare su un'auto. Comunque, vabbè, economie di scala che non conosco. A questo punto arriviamo al passaggio opzionale che non è obbligatorio, ovvero quello di fornire una fonte di alimentazione alternativa alla batteria che andiamo a sostituire mediante un cavetto che ci siamo o costruiti o abbiamo acquistato e che è fornito di coccodrilli da ambo i lati. In questo caso qua c'è anche un fusibile di sicurezza, quindi dovessi fare qualche falso contatto dovrebbe teoricamente salvarvi. Quindi mi raccomando, in questa fase qua facciamo attenzione alle polarità, più con più, meno con meno, controlliamo due volte prima di collegare, partiamo dal più, poi colleghiamo il meno e facciamo attenzione a non avere oggetti metallici in quest'area qua di lavoro per evitare di fare appunto farsi i contatti. Quindi partiamo collegando la batteria ausiliaria, per così dire. Col morsetto rosso colleghiamo il più, quindi più con più. Andiamo a prenderci un punto comodo, che è questo nella fattispecie, così, e cerchiamo di utilizzare anche la gommina di protezione. A questo punto colleghiamo il negativo, ecco qui, alla batteria donatrice, e adesso andiamo a collegare il negativo alla batteria da sostituire, in questa maniera. Ok, a questo punto abbiamo creato la forma di alimentazione alternativa. E rimuoviamo, allentiamo le viti da 10. Non serve svitarle fino in fondo, basta semplicemente allentare. Facciamo sempre attenzione a non toccare troppo i cavi, quelli con cui stiamo facendo il ponte. Bene. E possiamo rimuovere. Io ho un suggerimento per il supplo in più, utilizzo un sacchetto di plastica per il positivo, quindi rimuovo il positivo, lo tra virgolette imbusto per sicurezza ulteriore e lo metto di lato dove non mi intriga. Uguale farò col negativo, non serve imbustarlo quello perché chiaramente è una massa. Ok, ora siamo nella condizione, facendo sempre attenzione a non staccare i cavetti. Di poter rimuovere la vecchia batteria in questa maniera. Ecco qua. Approfitto ora che entrambe le batterie sono smontate, la vecchia e la nuova, per fare un piccolo confronto a livello di ricambio economy e ricambio originale, chiamiamolo premium Volkswagen. Allora, al di là del fatto meramente grafico in cui si può vedere che la batteria economy appunto viene chiaramente indicata come economy sia sulla dicitura del coperchio sia sulla scritta laterale, è identificata dal codice JZW e questo lo troviamo spesso in tutti i ricambi della linea economy. Quindi vediamo che rispetto allo 000 della linea originale abbiamo lo JZW, 915 è uguale, 105 è uguale, DE è la codifica della batteria originale. E come dicevo prima, la differenza sta nel fatto che ti dicono che sono uguali tecnicamente. In realtà una piccola differenza che poi magari sarà trascurabile, ma c'è, è legata al fatto che la batteria Economy ha 300 Ah come corrente di spunto DIN, mentre quella originale premium ha 330 Ah come DIN. La capacità invece è la stessa, 61 Ah, la tensione ovviamente è uguale.
Perché ho deciso di mettere l'originale? Perché per esperienza io ne ho messe due di linea economy, nel mio caso non sono durate più di 4 anni. Adesso che sia poco o tanto non lo so, dipenderà dallo stile di guida, di utilizzo dell'auto, quante azioni di spegni si fanno. Però rispetto all'originale che mi era durata 8 anni, la prima, sono curioso di capire se effettivamente durerà di più. Quindi a questo punto l'ho preso originale, tra l'altro mi è andata anche abbastanza di fortuna perché sono riuscito a acquistarla pagandola anche meno della linea Economy perché era in promozione in uno store online abbastanza famoso che vende ricambi originali Volkswagen. Quindi adesso vado a reinstallarle per finire, ultimare il lavoro. Non mi dilungherò molto sulla parte di rimontaggio perché è una procedura esattamente all'inverso dello smontaggio. Tuttavia vi farò vedere semplicemente la parte di ricollegamento della batteria dal punto di vista elettrico e andremo a controllare se effettivamente sono riuscito a non disalimentare la centralina. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è appunto ricollegare il polo negativo. Sempre facendo attenzione a non scollegare questo cavo, che è un equilibrio precario, ma insomma ci si può riuscire. Ecco qua, questo cappuccio qua mi stava disturbando. Ecco, quindi andiamo a ricollegare il polo negativo in questa maniera. Diamo anche un colpetto che può aiutare a inserire meglio il polo negativo. Togliamo la protezione dal positivo, colleghiamo il positivo senza disalimentarlo e a questo punto possiamo scollegare, anzi, per sicurezza diamo un colpetto anche qua. Ok, possiamo scollegare il positivo. Ci riesco, anzi no, scusa, il negativo, ecco, negativo lo tolgo, positivo e positivo. Andiamo ora a controllare se la centralina sia disalimentata. Vediamo l'ora, sono le 14.00 e 02, ma non scusa, e sono le 14.02, boh, più o meno, dai, 2 minuti di scarto ci stanno. Bene, come dire, se il video ti è piaciuto o comunque ti è tornato utile, io ti chiedo di mettere un like e di iscriverti al canale. Grazie mille.